A Fabrico, in provincia di Reggio Emilia, si è verificato un incidente che ha suscitato grande apprensione. La sera di martedì 15 ottobre, un bambino di 2 anni si è rovesciato addosso del latte bollente, riportando ustioni soprattutto alla gamba. I genitori spaventati hanno subito allertato il 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori dell'ambulanza della Croce Rossa locale, affiancati dal personale dell'automedica della Bassa, partito da Novellara. Dopo aver prestato le prime cure, i sanitari hanno deciso di trasferire il piccolo al pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale Maggiore di Parma, preferendo questa struttura al Santa Maria Nuovo di Reggio Emilia, in quanto dotata di un centro grandi ustionati. Le ustioni riportate dal bambino sono risultate di secondo grado, rendendo necessario un intervento specialistico. L'episodio segue altri eventi simili avvenuti recentemente. Solo 2 giorni prima, a Carmiano, in provincia di Lecce, una bambina di 2 anni si era gravemente ustionata dopo essersi rovesciata addosso una pentola di olio bollente. Anche in quel caso la piccola è stata ricoverata in condizioni critiche presso l'ospedale Aperrino di Brindisi.